presentare gli amici che sono qui in studio. Vabbè, e quindi lascio la parola a te, Annabella, perché a fianco a te c'è il grande. Sì. Anna e Tenni si apre una finestra sulla musica con una clip del nostro nuovo lavoro radiofonico intitolato Made the Life, la TV che vuole fare la radio. In onda ogni mercoledì in diretta su Radio Base e dunque da questo momento potrete rivedere le nostre interviste radiofoniche. Buona visione e buon ascolto. Schizzichea, ma che meglio sarebbe senza gli Schizzichea questa sera in onda su Radio Base, dai! Okay. E facciamo ascoltare la canzone che ci richiedono di più, un po' perché la dobbiamo poi riarrangiare. Adesso vi faremo ascoltare la versione. È vero, no, spieghiamo infatti il motivo, perché di solito voi siete abituati comunque o avete comunque dato spazio alla vostra esperienza con delle tipologie musicali un po' diverse, però chiaramente all'interno dei locali dove ogni volta vi ascoltiamo nel vostro live presentate delle musiche, dei brani che sono, che piacciono sicuramente prima a voi, ma poi piacciono soprattutto a loro che vi ascoltano. Sì. E in questo caso salutiamo un po' anche tutti quelli che ci ascoltano. Ecco, e sono tantissimi. Sono tanti, sì. E quelli che poi ci chiedono sempre questa canzoncina. Qual è? Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più. Ai Maria, chi mi manca sei tu. Mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, e il caffè me lo porta a letto due biondi in tutù. Ai Annabella, chi mi manca sei tu. E la notte vado a ballare per cancellare i sogni miei, da qualche tempo più donne del DJ. Non penso, ai Maria, ma tu non ci sei. Tramonta il sole, una canzone d'amore, a Bahia Salvador, por Maria canterò. Oh Isa, chi ci manca sei tu? Ecco qui, abbiamo fatto un'altra. Rosario, Rosario, dove sei? Aiutami adesso. Non ti preoccupare, non sono ti preoccupare. Sono riusciti a farci alzare da questi sgabelli a ballare alle 18.45. Ma te l'ho detto che tutto diventava clubbing, tutto diventava un locale. Quello che poi è quello che è la base intrinseca di questo programma, signori, è trasferire quello che è il mondo della notte mentre voi state in macchina ritornando a una giornata faticosissima di lavoro. Iniziate già a pensare al weekend, iniziate già a pensare a quella fase di relax che ognuno di noi ha bisogno durante la giornata. Radio Base. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il bello delle favole. La mia strada dell'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza si unirà alla tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate assomiglia a un gioco e stupendo, ma dura poco. E finisce qui la storia di noi due, due amanti che si cercano. Un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico senza te. La mia strada in lama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate assomiglia a un gioco, è stupendo ma dura poco, poco, poco. Che sonorità, le sonorità che sono proposte dalla nostra ospite oggi, Vanessa, grande artista, e non mi stancherò mai di dirlo, Rosario, hai avuto modo anche tu oggi di ascoltarla, ma so che... No, io mi sto emozionando, ecco. Ragazzi, veramente mi sto emozionando, non so se mi vedete anche dalla web, perché sì, vivere un'emozione...
emozione sentire questa voce calda, questa è molto molto bello. Chi era? Sì. Non lo so. Vanessa la grande. Vanessa. A proposito, Antonio. Vanessa. Torniamo a Vanessa che sì. Tra l'altro, come dicevamo un istante fa, non mancano le novità dal punto di vista musicale. Sì. Io sono abituata ad ascoltarti con il live, quindi qualcosa di energetico, in questo caso l'emozione fa vibrare la pelle ed eccoci che quando uscirà il tuo brano? Allora diciamo pochi giorni perché diciamo che sto lavorando il mio disco che è prodotto dalla Vera Days, saluto Antonio Cioffi, che è un'edizione musicale da quale abbiamo estrapolato un singolo che si intitola, come poteva intitolarsi? Dillo tu. Sono golosa amore. Ma guarda che spettacolo. È stato pensato durante la notte. Sì, questo è un nuovo social network solo per i musicisti e per chi vive la musica, e diciamo che voi potete poi iscrivervi. Com'è? Ripetiamolo, il social network, vogliamo ricordarlo? Mi piaci tu, no? No, dai! www.bdbaci musicnet.com. Ecco. Allora, mi cliccano, mi piace, si iscrivono e mi danno un social network dedicato a tutti i musicisti o comunque a tutti gli appassionati di musica, quindi tutta una serie di appassionati a Vanessa in questo caso, giusto? Grazie, che non solo esce come singola, come tu hai ben visto con sì. Che si è venuta a fare un'intervista, io quel pezzo che un'estate fa che avete ascoltato poco tempo, meraviglioso, è stato arrangiato dal gruppo che ogni tanto esco live con 4-5 elementi. Vogliamo anche ricordare, io ho avuto modo sempre di intervistarli sabato scorso, sono stati bravissimi anche nell'intervista. Davide Cantarella, grande Davide, che poi è di casa mia, Davide. Ciao Davide, grande Davide. Abbiamo Casimiro Erario, Carlo Gravino e tanti altri. Mitico poi. Carlo. Quindi hai fatto la giusta scelta musicale. È la giusta scelta. Non solo piano bar show live, ecco. Come mi conosco. Sei poliedrica, io direi. Sì, gruppo, perché per dare quella cosa in più, in più. Allora, parte di me. Un bel clan di grandi artisti, di grandi nomi, anche perché Carlo è davvero un ragazzo che merita tanto, vincitore dell'Umbria Jazz Festival, è un ragazzo che merita, molto umile e grande.